il nostro ego erediterà Dio. Il suo modello ideale è Gesù Cristo. Immaginiamo che il presente sia lo spazio di una superficie sferica che per l'attrazione magnetica in atto nel suo centro vi confluisca fino ad annichilire ogni atto reale nel suo essere in pura potenza. La nostra unità di soggetti viventi sta nel complesso di enti opposti che possiamo chiamare ego ed alter ego e che occupano tutti i punti di quella sfera come il nostro io e quello di tutto il nostro prossimo. Tra ego e alter ego è questo secondo a rispettare la forza gravitazionale e unificatrice di Dio. Ma noi, basandoci sull'alter ego, vediamo la reazione uguale e contraria, quella della dinamica materiale ed elettrica dell'ego. Ebbene, l'alter ego ha il libero arbitrio, potentissimo, di poter veramente opporsi alla cosa che uguale e contraria che vede, e lo fa per tutta la vita giudicando liberamente la sua giustizia, discriminandola soggettivamente nei giudizi di cosa sia il bene o cosa sia il male secondo lui. Per nostra vera fortuna, la vista materiale della vita la porta a vedere la sua apparente fine. Giunto a quel punto, il potere dell'alter ego è tale da poter ribaltare la logica di tutto il mondo che vede. Poggiandosi relativamente sulla vita materiale, la ribalta così nell'andamento opposto, che la riporta là dove tutto l'essere esiste in potenza e nella direzione che è veramente in atto anche ora. L'ego è un figlio di Dio, ossia è un figlio dell'essere totale di tutte le quante le vite possibili e immaginabili, figlio di un assoluto essere che si è personalmente crocefisso nei limiti filiali di ogni possibile vita, così come realmente apparve in Gesù Cristo. E così, per l'onnipotenza di Dio, tutte le vite esistono, la mia e quella di tutto il mio prossimo nel passato, nel presente e nel futuro. Dio si crocefisse, si crocefigge nel limite di un soggetto, di un figlio, solo per poter dare ad ogni se stesso che si è crocifisso così l'infinito superamento, la sublimazione di quel limite filiale, il superamento dei limiti di una sola vita. Accadrà realmente attraverso il dono concesso eternamente ad ogni singolo figlio di poter essere anche tutto il prossimo e nelle forme esatte in cui egli stesso ogni figlio l'avrà amato o più o meno discriminato. Discriminare qualcuno oggi significa poi escluderlo dal nostro possibile e soggettivo paradiso. Amare Dio, invece, significa amare il prossimo come noi stessi, perché la vita reale di Dio è reale solo in noi, figli reali, e in tutto il nostro prossimo, per distribuire l'essere su tutta l'ideale superficie della sfera ideale in espansione visibile, realmente in espansione nella fuga delle galassie. L'essere e il non essere devono combinarsi in tutti i modi possibili, altrimenti con il solo essere valutabile 1 e il non essere valutabile 0, dal centro verso l'esterno ci sarebbe una sequenza di tutti e solo uno, e questa sequenza porterebbe ad uno solo dei punti della sfera, ad una sola vita, e non a tutte le vite possibili nell'onnipotente potere del Dio stesso della vita.